una buona notizia per i proprietari di animali di Pordenone e dintorni. Finalmente potranno usufruire di una nuova ambulanza veterinaria fornita addirittura di servizio neonatale, incubatrice e trasporto urgente di cani e gatti, messa a disposizione dall'associazione Mi Fido di Te. 40 volontari dell'organizzazione hanno deciso di attrezzare un nuovo mezzo, il secondo, così che sia durante che dopo il parto sarà quindi possibile trasferire cuccioli appena nati in un ambiente esterno. La nostra associazione, spiega il presidente Nicola D'Agostino, è una delle fondatrici della Federazione Italiana Soccorso Veterinario, con sede legale a Pordenone e adesioni di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, Puglia e Sardegna. Ad oggi ha compiuto circa 1300 interventi in convenzione con l'azienda sanitaria locale. Ma che bisogna rivolgersi in caso di animale vagante? In caso di attivazione di un animale vagante ferito, bisogna chiamare il 118. Cioè io chiamo il 118 e chiedo di parlare col servizio veterinario. Adesso che c'è il numero unico, 112? Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia non è ancora operativo, attualmente è operativo in Lombardia e sta funzionando molto bene. E cosa bisogna fare quando il cane è lì? Bisogna avvicinarsi, non bisogna avvicinarsi? Innanzitutto controllare la zona e mettersi in sicurezza, perché la sicurezza dell'operatore è molto importante. Avvicinarsi molto lentamente, capire cosa è successo, ecco. Però il nostro consiglio è chiamare immediatamente il 118 e comunicare tutti i dati possibili per un intervento tempestivo.